Vi siete mai chiesti qual è il vostro oggetto più raro su Animal Crossing, ovvero quell'oggetto che non trovate quasi mai perché il gioco decide che vi odia e che non vuole mostrarvelo? Sì, ognuno di noi ha uno di questi oggetti, o un abitante ad esempio. Se mi seguite da parecchio sapete che io alcuni abitanti non li ho mai trovati, se non fosse stato per le carte Amiibo probabilmente saremmo ancora qui a cercarli. Ma il bello di Animal Crossing non è soltanto creare l'isola, abbellirla e non fare praticamente nulla. Il bello di Animal Crossing è anche collezionare, perché c'è tanto collezionismo all'interno. Potete catalogare tutte le ricette, i progetti fai da te, oppure tutti gli oggetti che si trovano nel negozio di Mirko e Marco, oppure completare le miglia, quindi c'è davvero tanto da fare. Per quanto riguarda gli oggetti, io sono sempre stata ossessionata perché ho sempre pensato di volerli tutti, in quanto mi servissero per fare roleplay, ma anche per il semplice fatto che per creare delle nuove cose avessi bisogno di un catalogo vastissimo. E oggi, mentre ero alla ricerca di nuove idee, mi sono imbattuta in questo video, che in fin dei conti non ha niente di speciale, ma ho notato qualcosa che non avevo mai notato. Degli scaffali. Al che ho detto: wow, sarebbe perfetto per fare un supermercato. Potrei realizzare il mio supermercato su Animal Crossing, visto che comunque siamo anche un po' in tema di Supermarket Simulator. Sono andata a guardare nella mia Switch, nel catalogo degli oggetti, e non avevo questo scaffale. Come può un oggetto non essere nel mio catalogo? Ma c'era un altro problema. Io questo oggetto non l'ho mai visto. E così, visto che non potevo accettare questa cosa, ho iniziato a ricercare questo oggetto. Possiamo sorvolare sul mio look? È una storia lunga. Molto lunga. Grazie all'aiuto del time travel sono andata avanti per giorni, senza mai trovare l'oggetto richiesto. Eppure sembrava un semplice scaffale. Oh, un paio di scarpe. Le prendo. So che il mio ragazzo non sarebbe d'accordo per questo, perché lui pensa che io compri sempre scarpe, però su Animal Crossing posso comprare 6 paia di scarpe e lui non potrà dire niente. Ok, forse ne ho comprate un po' troppe. E mentre vagavo nella mia città convinta di dover rinunciare nell'intento di trovare questo scaffale, mi venne un'idea. Nuka Zone. Esiste ancora? Non ne ho idea, ma lo stiamo per scoprire. E con mia grande sorpresa esiste ancora, perché non era scontato, è passato tanto tempo, quindi non ci resta che andare su Nuka Zone e cercare qualcuno che ci vende questo scaffale. Ma non ricordo il nome, cioè non so il nome, però è uno scaffale, cioè beh, si può chiamare solo scaffale, quindi andiamo a cercarlo. Vabbè, nel senso, magari si chiama scaffale con la S, ecco. Scaffale sirena no, scaffale tronco no, scaffale pensile no, scaffale da sogno no, scaffale verticale no, scaffale attrezzi no, scaffale di ferro no, scaffale di bambù, scaffale orizzontale, scaffale pompim pomporo, vabbè, avete capito? E alla fine, eccolo, il nostro scaffale, lo scaffale che ci permetterà di creare il nostro supermercato. E si chiama scaffale da negozio, beh, scontato. A questo punto non ci resta che trovare una persona che ce lo scambia immediatamente, perché il problema di Nuka Zone era che le persone non sono proprio efficaci e veloci a scambiarli. Ma ho trovato addirittura una persona che non vuole nulla, perché ha detto che è free, prezzo free. E beh, noi intanto ci proviamo, male che vada non importa, posso pagare qualsiasi prezzo per questo scaffale. Nonostante sia gratis devi comunque fare un'offerta, quindi non è realmente gratis, è un po' come la chiesa che ti dice offerta libera minimo 200. E quindi cosa andiamo a proporre? Mi tengo bassa, 100.000 stelline. Cambio di programma, gli propongo 3 ticket. Dico, per uno scaffale mi sembra una buona proposta, quindi non ci resta che aspettare che il nostro venditore ci risponda. Finalmente, dopo 10 minuti e mille proposte, qualcuno ha accettato. Abbiamo tutto quello che ci serve per ultimare lo scambio. Ah, lei è il mio nuovo abitante, quello che abbiamo preso l'altra volta, quello brutto. La ricordate? No, vabbè, non ci importa. In questo momento andiamo un pochino di fretta, Medina, quindi scusaci, ma dobbiamo andare a ritirare il nostro scaffale. Abbiamo tutto quello che ci serve, i ticket e lo slot per ritirare il nostro scaffale. Beh, non ci resta che andare dal dodo. E finalmente, quando pensavo che fosse fatta... ci siamo ritrovati davanti a un nuovo ostacolo.
Avevo completamente rimosso che la mia vecchia isola era sulla console che non utilizzavo e quindi non aveva internet perché l'account non era collegato al mio pacchetto e non avevo comunque l'online con il pacchetto Family. Quindi la mia console non aveva internet e ce l'aveva la mia prima console. Vabbè, non avete capito niente, comunque in questa console non avevo internet. E sono entrata nella mia seconda isola, ma questa volta non ci sarebbe stato più nessun ostacolo perché avevo i ticket nell'inventario e non avrei dovuto incontrare altri problemi, a meno che la tizia decide di non darmi il pin perché è 2 ore che sto aspettando. Pin dodo. Ok, sì, ma 2 minuti fa, quando ci vuole per darmi un pin? Comunque ho notato che si chiama Bell Lighting. Light. Che coincidenze, a volte il destino è esilarante. E mentre aspettavo che la tizia mi mandasse il pin dodo che non arrivava, ho capito. Io avrei dovuto dare il mio. E invece no, avevo capito bene, era arrivato dopo ben 6 minuti. Dove cavolo era sto Dodo Airlines? In un'altra città? Sono una che non ha pazienza. E finalmente dopo tanta 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 ansia abbiamo preso l'aereo che ci porterà a sbloccare il nostro prezioso scaffale. Eccola qua, la mia amica, che è una ladra di nomi, infame e schifosa, ma ha fatto praticamente tutta la zona per gli scambi. Wow, con gli orsacchiotti a terra, interessante. Vabbè, la salutiamo perché è educazione salutare. E tieni, ti do i tuoi... Ah, mi sta dicendo di seguirmi? Non ho capito, cosa vuoi? Ok, ti seguo. Però un paio di scarpe, dico, se ne vuoi ne ho comprate un paio di... a questo... Ah, ok, io vabbè, non tocco nulla, intanto pago perché sono una persona onesta, quindi prima pago poi prendo. Non mi piace rubare, quindi lascia, gli abbiamo offerto 3 ticket. E visto che vabbè, è stata così gentile, li lascio alla mancia. Ecco, tieni. Posso prendere il mio scaffale? Aspetta, questo. È questo? Ok, lo ha raffato. Bene, gli scriviamo grazie e ce ne andiamo. Resti comunque una ladra di nomi infame. NP, no, certo, t'ho pagato. NP, no problem. Gli facciamo un salutino con la mano. Ma praticamente questa resta qua tutto il tempo, non ha niente da fare che fa scambi illegali e resta lì seduta. Ah, finalmente siamo tornati a casa e possiamo ammirare il nostro prezioso scaffale da negozio. Wow! Ma non è ancora finita perché qua siamo sulla mia seconda isola e dobbiamo portarlo sulla mia prima isola, quindi non avendo internet dovrò fare uno scambio legale con la mia console, la mia seconda console, con il collegamento locale e quindi... dobbiamo ancora fare un viaggio. E finalmente sembrava quasi finita. L'antico scaffale stava per essere portato in salvo. E sono sicura che era l'antico vaso. Vabbè, però. E finalmente era nelle mie mani. Ora togliti, sloggia dalla mia isola. No, è crashata! Ti prego. Dimmi che lo scaffale è nell'inventario, ti prego. No! Magari è ancora a terra. No. Dobbiamo rifare lo scambio. Ciao, a presto. È stato un piacere. Finalmente il nostro scaffale era entrato nel nostro catalogo. Sì, l'avevamo catalogato. Ma purtroppo non è ancora finita qua. Sono Kazon. Mi sono resa conto che esistono diverse varianti di scaffali da negozio con diversi prodotti all'interno dello scaffale. Quindi, visto che il nostro obiettivo finale era quello di raccogliere l'oggetto, sì, ma collezionarlo e costruire un supermercato, beh,
Oltre alle varianti di colore, come vedete, ci sono anche le varianti di cibo. E ovviamente credo che questo non sia un oggetto personalizzabile. Il che vuol dire che non basta avere il kit di personalizzazione per trasformarlo, ma non ne sono sicura, quindi andiamo a provare. Non posso entrare in casa perché qualche abitante mi viene a trovare e quindi ci fa perdere tempo. Andiamo direttamente nel negozio di Mirko e Marco e compriamo il kit per personalizzare gli oggetti. 5 direi che bastano. Dirigiamoci al banco da lavoro più vicino, che credo che sia quello all'interno del municipio, perché non penso di avere banchi da lavoro sparsi per l'isola. Almeno non me lo ricordo, quindi comunque nel dubbio entriamo all'interno del municipio. Personalizziamo qualcosa e andiamo a selezionare il nostro scaffale da negozio che, con mia grande sorpresa, attenzione, si può personalizzare! Ma non il colore, ma per il colore un'idea. Possiamo cambiare il cibo all'interno dei nostri scaffali e personalizzandoli andremo a catalogare tutte le versioni con i vari cibi. No! Non abbiamo nel catalogo le varianti, ma essendo che si può personalizzare, direi che non è un problema. Se vogliamo cambiare nome, invece mi sono ricordata di un'altra cosa, ovvero l'isola di Fioriglio, ragazzi, dove all'interno ci sono le varie bancarelle con i personaggi che fanno cose, ma a noi ci interessa la bancarella di Alpaca e Merrino, ovvero la personalizzazione degli oggetti che non è personalizzabile. Quindi, se diamo l'oggetto a Merino, teoricamente lui potrebbe cambiare il colore in cambio di stelline. Se non ricordo male. Ecco, scaffale da negozio. Come vedete, oltre a cambiare il colore, possiamo anche qui cambiare il cibo e selezionare il nostro scaffale preferito. L'unica cosa è che se non lo cataloghiamo è praticamente inutile, no? Ad esempio, grigio, perché secondo me ci sta, è da supermercato. O bianco-grigio, fa tanto supermercato. Quindi proviamo a farlo grigio, no bianco, scusate, non manco vedo i colori, con le merendine. E vediamo se riusciamo a catalogarlo. Non possiamo piazzarlo a terra, ma teoricamente, avendolo comunque nell'inventario, o abbiamo sbloccato qualcosa o non abbiamo sbloccato nulla. Tramite Merrino possiamo catalogare tutte le versioni dei nostri scaffali. Direi che questa missione è compiuta. Abbiamo gli scaffali che ci serviranno per costruire in un prossimo video il nostro supermercato. E fidatevi, sarà qualcosa di pauroso. Questa lunga avventura è giunta al termine. Abbiamo finalmente trovato l'ultimo oggetto che ci mancava nel catalogo e possiamo andare. Ma io non ho nemmeno il vassoio con le patatine. Facciamo finta che era l'ultimo oggetto che mi mancava, quando in realtà probabilmente non era l'ultimo oggetto che mi mancava.